Ciao a tutti ragazzi, allora sono nel bagno, nel mio bagno, e voi direte che strano. Sì, vedete bene le mie spalle, questa è la prima prova che sto facendo con lo sfondo. Non è neanche difficile da trasportare, non so se vi possa interessare, che sono dettagli tecnici che solo chi fa video può capire, perché ho ordinato il supporto per lo sfondo quando ho scoperto, in realtà non avevo mai neanche approfondito, non ci avevo manco pensato. Che esiste quello a T, quindi che non ha due aste che sono decisamente più scomode da sistemare in casa, eccetera. Vabbè, comunque, work in progress. Il colore l'ho scelto oggi, ma sapete che non è facile per niente trovare uno sfondo che sia decente in video, perché questo è di velluto, che non ho pagato tanto. L'ho preso da Leroy Merlin, mi sono fatta tagliare un metro e mezzo di stoffa, ma non è facile per niente. Prima di iniziare, perché la mia intenzione sarebbe quella di registrare una skincare serale, anche se vabbè, più fare due chiacchiere, avrete notato, adesso sono sporchi, vabbè, lasciate perdere, ma una pseudo novità, novità non è, nel senso che, no, ragazzi, io quel ciuffetto qua. Non ho, cioè era carina l'idea, nel senso che era sbarazzina, era un po' particolare. Il problema è che la realizzazione faceva un po' cagare perché non era, come si dice, armonico con il resto del taglio. Adesso ce li ho legati, però io ho il taglio in questo momento simmetrico. Stocco ciuffo asimmetrico, non ci azzeccava niente. Quando li legavo, facevo veramente fatica. Voi, vabbè, più o meno mi vedevate pseudo in ordine, ma voi potete capire, la mattina era drammatica la cosa. Quindi al momento sono ritornata alla frangia. Sono ritornata alla frangia, qua sotto c'è l'obbrobrio, perché ho detto approfitto adesso che c'è ancora freddo, così nel frattempo lui sotto si allunga e abbiamo il tempo di sistemare la cosa. Adesso che vi ho detto questa cosa, mi posso mettere la fascia. Sapete perché ho deciso di mettere lo sfondo? Perché in alcune. Vabbè, adesso questa è una prova. Tra l'altro, sto girando con la fotocamera frontale in questo momento. Non quella dietro, perché avrei dovuto mettere il computer in bagno, non mi sembra il caso. Però sto riorganizzando un po' le cose. Allora, vado a struccarmi. L'ho provato già in realtà ieri sera. Già avevo capito che l'antifona non mi ispirava. Vabbè, questi ve l'ho fatto vedere nell'unboxing della Beauty Box di Look Fantastic. Sono i dischetti riutilizzabili della Glove. Allora, vado a usarli sugli. C'è scritto in teoria di usarli solo con l'acqua, ma sia per quanto riguarda il guantino che per quanto riguarda i dischetti, che sono fatti praticamente dello stesso materiale. A parte il fatto che magari all'inizio funziona anche abbastanza bene con. All'inizio la microfibra, diciamo, è ancora integra. Quando comincia a non essere più perfettamente morbida, fate più fatica. Allora non vedo il motivo, sinceramente. Quindi ho messo il bifasico, questo è quello di Garnier, nel dischetto. Allora, in questo caso sì. Però vi dico, sinceramente, preferisco sempre la spugnetta naturale. A parte che mi fa utilizzare anche più prodotto. Adesso nell'altro occhio uso la spugna naturale, mi fa utilizzare anche più prodotto per rimuovere tutto. Allora, stavo dicendo, mentre intanto vado avanti, stavo dicendo che sono un po' in preda al cambiamento in casa. Ho cambiato la disposizione dei mobili in salotto, cioè nel soggiorno, anche se voi non, in video non si vedrà più di tanto, perché purtroppo avrei voluto cambiare di più, ma di più non posso. Allora, prendo la spugnetta naturale. Di più purtroppo non posso cambiare. Adesso però ho in mente, mi sono praticamente fatta il progetto per cambiare la disposizione in camera da letto. Ho deciso che voglio eliminare la ring light grande perché, come dicono a Bologna, è veramente un bagaglio sta cosa in mezzo. Non so perché sia diventata gialla, ma non ci fate caso. Tanto non dovete vedere nulla di che. E quindi eliminando quella, voglio risistemare il tutto. Devo comprare soltanto un mobile da IKEA che ho già visto. Sono andata oggi a vedere. Ditemi voi quale persona furba il 5 di gennaio, di domenica, va da IKEA. Ma no, in realtà ero partita per andare solo dalle Leroy Merlin, che anche lì ho detto, vabbè, dai. Posso capire da Ikea, ma della Ramberlene che ci potrà mai essere tra sta gente? Il delirio. Pensavo peggio.
Allora, sia la spugna naturale che il dischetto li pulisco con questa saponetta di Equilibra. Questa è il carbone. È una bomba. Allora, il resto del viso lo vado a pulire con quest'acqua micellare che è di LNO, che non mi piace. Lo bio si chiama. Cioè, allora, in realtà l'acqua micellare sarebbe anche efficace. Ma no, non sto avendo molto feeling con i prodotti di questo marchio. Che cacchio. Quindi sapete perché mi è venuto in mente di risistemare un po', cioè rivoluzionare un po' la cosa? Perché se riesco a, se posso riprendere col cellulare, mi cambiano le cose, cioè mi cambia veramente molto la cosa perché mi semplifica abbastanza. Togliere quella ring light che è veramente ingombrante in camera da letto. L'unica cosa che devo prendere, ma già ho visto che su Amazon c'è, costa un po' 20 euro, 25 euro, è una mini ring light, cioè la ring light più piccola da tavolo con il supporto per il cellulare, quindi perfetto. Il mobile che voglio prendere ha una profondità più grande di quella che ho, di quello che ho adesso. Tra l'altro queste cose poi le devo dovrò vendere, vedremo. Quindi prendendo un po' più profondo ho lo spazio anche per la ring light da tavolo. Non vedo l'ora. Io poi quando penso a queste cose, se non le faccio subito, soffro. Allora, vado a lavare il viso adesso con lo spumone della Cinica. Comunque a me questo sfondo di velluto piace un sacco. Allora, purtroppo lo sfondo di velluto c'era solo di due colori. Questo qui, che è ottanio, è rosso. Rosso non ci azzeccava niente. Mi rendo conto che forse in alcuni casi per Get Ready With Me non credo che lo userei. Perché io credo che alteri un po' i colori, cioè nel senso adesso guardate quanto cozza, cioè non attacca niente col maglioncino che ho addosso. Però a un certo punto questo mi sto struccando, non sto facendo niente di che, quindi chi se ne frega. Ho preso anche un tessuto nero. Questo, quello credo che lo proverò domani quando farò registrare un Get Ready With Me perché ho in mente un trucco. Io quasi mai, cioè mai ho in mente dei trucchi precisi nella testa. Adesso in questo momento ho in mente un make-up che voglio fare. Lo volevo fare oggi ma poi alla fine non avevo voglia. Quindi lo faccio domani che è la Befana, quindi qual è la migliore occasione. E così ve lo registro, ve lo faccio vedere. Quello che avevo oggi non era niente di che, avevo usato la Biba di Natasha Denona, ma era molto easy, cioè marroncini sfumati, niente di che. Proviamo un prodotto nuovo, o meglio, io già lo sto usando da diversi giorni, così adesso vi posso anche dare qualche opinione. Me l'ero fatta mandare io da Look Fantastic. È questo prodotto di Filorga, questo qua. Fate caso alle mie mani, Oxygen Peel, praticamente è una lozione, è una lozione sfoliante che fa un micro peeling. Intanto è fantastica la confezione, geniale con questa cosa qua. Io lo prelevo con un cotoncino e lo passo sulla pelle così, passando solo una volta nello stesso punto, cioè non ripasso più volte. Nello stesso punto e mi sta piacendo un casino sto prodotto qua, mi sa che mi sta, ok, dicevo, scusate, dovevo pulire qua. Mi sta piacendo un casino questo prodotto, è stranissimo perché quando passate il dischetto, ancora adesso se mi tocco sono tipo appiccicosa. Infatti è la prima volta che l'ho usato ho detto oddio che è sta schifezza. Invece bisogna aspettare un po'. Allora, qua dice effetto pelle nuova quotidiano per tutti i tipi di pelle, rughe, pori, incarnato, opaco grigio, mancanza di compattezza. Effetto levigante, un cocktail micro peeling di 6 acidi al 6%, esfolia delicatamente la pelle e leviga rughe e pori. Idratazione ultra fresca, l'acido ialuronico reidrata e rimpolpa la pelle, riossigenazione illuminante, insomma fa un sacco di cose. Allora, qua dice applicare la sera utilizzando un batuffolo di cotone sulla pelle detersa. Uso quotidiano. Dopo aver tolto il trucco, evitare il contorno occhi, non serve sciacquare, conserva la temperatura ambiente. Infatti, allora, quando lo applicate, e ancora adesso, infatti, bisogna aspettare un paio di minuti, lì per lì vi sentite appiccicosi.
Dopo un po', che questo effetto passa, la pelle è liscissima, liscissima, luminosa, bellissima. La uso la sera, ovviamente, perché questa ha una serie di acidi diversi. Credo che alcuni siano fotosensibilizzanti, quindi magari è per quello che vi dice. Adesso non mi ricordo gli ingredienti, ma mi ricordo di aver letto questa cosa. E mi sta piacendo un sacco. Vi dico che secondo me, non lo so, forse è ancora presto, anche se lo sto usando da un po' adesso. Potrei quasi dire che mi piace più della luce liquida, mi sa. Questi sono 150 ml, costa sui, mi pare, sui 23 euro, ma credo sia anche scontabile, quindi viene meno. Quindi c'è più prodotto della luce liquida in realtà. E io, boh, non lo so, ho l'impressione che sia più efficace della luce liquida. Ma soprattutto mi piace come lascia la pelle dopo, lì per lì. Quasi fastidioso, sembrata appiccicose, però poi è vero che secondo me lascia un effetto tipo un po' rimpolpato, bellissimo, prodotto veramente figo, Filorga ci confinferà. Allora, io stasera avrei dovuto fare Nu Face, ma non ce l'ho voglia. Però vi svelo, tanto questa è una cosa che prima o poi farò. Una cosa che mi ha detto una mia amica, Ginevra, ciao Gin, ti saluto, lei ha provato Nu Face con una maschera in tessuto, in particolare lei mi diceva delle Hydra Bomb, io avrei voluto prendere quella azzurra, che mi era piaciuta di più, però non c'era, erano in offerta, e ho preso questa, la proverò, mi ha detto che con le maschere in tessuto è una bomba, quindi se ogni tanto vi volete regalare un trattamento extra, vi mettete la maschera su e passate in Nu Face, magari fa un po' più di fatica, però si riesce a fare. Quindi io adesso ho finito con, cioè non metto il tonico, ho messo quella lozione esfoliante, quindi va benissimo, adesso vado alla mia skincare notturna, che per il momento consta di contorno occhi, questo di Estée Lauder, favoloso, Advanced Night Repair Eye, meraviglia sto prodotto, veramente meraviglia. Adesso devo iniziare a centellinarlo perché mi sa che finirà presto, che è piccolino, ma è troppo bello sto prodotto. E sul viso, mio siero preferito della vita, questo di Estée Lauder Perfectionist Pro, questo qua. Tanta, tantissima roba. Questa è la mini taglia che c'era in un cofanetto, ma pure lui lo rivoglio. Ok, mentre aspetto che si assorba bene bene il siero, metto burro cacao, sempre lo stesso, Kisses di Vera Lab. Metto siero per le ciglia, adesso sto usando da un po', forse non ve l'ho fatto vedere perché non è capitato di fare video di skincare. La mia amica mi ha regalato questa mini taglia del Revita Lash, quindi per il momento sto usando lui. Già fatto la recensione su Revita Lash, trovate i video nell'info box anche di Nu Face. Poi, anche se è già assorbito, però gli devo ancora qualche minuto di tempo prima di mettere la crema notte e vado a mettere sul collo, come sono diventata brava che metto la crema sul collo, questa crema di Espa, questa è la 24 Hour Replenishing Moisturizer. Non è specifica per il collo, ma va benissimo. Mi piace come lascia la pelle del collo, ovviamente. Già che, visto che sono scollata, approfitto e la metto anche sul décolleté. Però non è di facile assorbimento. Questa, appena finisco l'altra, che adesso vi faccio vedere, la userò anche sul viso. Adesso non mi ha dato nessun problema. A volte mi fa tipo la scia bianca. Sì, dovrei fare così. Ogni volta mi dimentico. Sul viso invece uso questa mini taglia da 15 ml, trovata dentro qualche box di Look Fantastico, il calendario non mi ricordo, è di Elemis Pro Collagen Oxygenating Night Cream. Allora, questa, quella di Espa, è un pochino più nutriente. Questa è più affine, secondo me, alle pelli miste. Però è nutriente al punto giusto. Io la metto un po' nel palmo della mano, faccio così. L'ho messa un bel po' anche e me la spalmo così. A parte che ha un profumo che è qualcosa di spettacolare, questa crema ed è fantastica, veramente piacevolissima. Io mi sa che di Elemis, anche se ne avevo delle altre, però avendo tante creme, qualcuna l'ho data a mia mamma così, e
E un po' mi dispiace perché mi sta piacendo un sacco. Secondo me è più affine al mio tipo di pelle, mentre quella di Espa la sento che è più nutriente, quindi forse perché la pelle è un po' più secca. C'è da dire che adesso con questo freddo che c'è in questi giorni. Comunque, ecco qua. Per il momento abbiamo finito. Quindi questa attualmente è la mia skincare notturna, che mi sa che tra non molto cambierà perché questo finirà, contorno occhi finirà, però per il momento è questa qua. Poi nei prossimi giorni, appena riesco, vi faccio anche la skincare del mattino, alla prima mattina che mi capita anche la voglia di girare. Però questo è quanto. Niente, io direi che con questo abbiamo finito. Adesso domani mattina, promesso, tanto domani il tempo ce l'ho, registro questo Get Ready With Me. Sono curiosissima di filmare con la luce naturale e con lo sfondo, perché secondo me fa una migliore definizione, perché anche se c'è l'autofocus, eccetera, però non ci sono oggetti alle spalle e la fotocamera dovrebbe funzionare meglio, ma vedremo. Niente, io adesso vi saluto davvero, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!